Nessuna intercettazione sui giornali prima dell'udienza filtro. Il PDL presenta un emendamento al disegno di legge per mettere un freno all'uso indiscriminato degli ascolti. Suona l'opposizione, una porcheria, faremo di tutto per contrastarla, dice il PD Franceschini. Casini e Fini decideranno nel pomeriggio la linea del terzo polo. È in volo per Seattle Amanda Knox all'indomani della sentenza d'appello che ha assolto lei e Raffaele Sollecito, ribaltando la condanna in primo grado per l'omicidio di Meredith Kercher. Lo sconcerto della famiglia della vittima che annuncia il ricorso e dice comunque Meredith non tornerà a casa. Nuovo capitolo del Lodo Mondadori, la Fininvest ha presentato al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale della Cassazione un esposto sulla sentenza d'appello di Milano che ha condannato la società al pagamento di 564 milioni di euro alla CIR di Benedetti. È stato tagliato un passaggio decisivo di un pronunciamento della Cassazione determinante per il verdetto finale. Salita a 5 le vittime del crollo di una palazzina a Barletta, 4 operaie del maglificio e la figlia 14enne del proprietario dell'azienda. Aperta un'inchiesta sulla tragedia, annunciata la rabbia degli abitanti che avevano l'allarme napolitano, che avevano lanciato l'allarme napolitano, sciagura inaccettabile. Infuriano le polemiche dopo l'annuncio dell'uscita di Fiat da Confindustria dal 1 di gennaio. Per il ministro Sacconi non si tratta di una bocciatura dell'articolo 8, mentre il leader della CGIL Camusso attacca, è la scelta di non rispettare le regole come nell'Ottocento. Buongiorno dal telegiornale della 7. Dunque, la partita che il governo vuole chiudere prima possibile riguarda le intercettazioni. Oggi è la giornata decisiva con la presentazione degli emendamenti, poi la discussione si porterà da domani in aula alla Camera. Nel frattempo il governo va avanti, come ha detto il Premier sul decreto sviluppo, che verrà varato entro la metà di ottobre. Sentiamo Leslie Guglielmetti. Avanti tutta, Berlusconi ufficialmente punta dritto a metà ottobre, quando presenterà il decreto in 4 punti per lo sviluppo e per la crescita, per dare nuove fiducia alle famiglie e alle imprese e mettere al riparo dagli attacchi il nostro debito pubblico. Una sfida contro il tempo e a dispetto delle risorse che non ci sono e che sono state messe a dura prova dagli ultimi tagli che Tremonti ha imposto ai ministeri. Una sfida soprattutto contro le mille insidie che minano una maggioranza che naviga a vista. Dietro le quinte a tener banco infatti la tentazione elettorale, quel voto anticipato che in maniera trasversale tutti alla fine preferirebbero pur di dribblare il referendum e per non intraprendere una navigazione tempestosa in tema di legge elettorale. Ma la partita che più interessa a Berlusconi e alla sua maggioranza è quella sulle intercettazioni, che da domani va in scena a Montecitorio. Una partita da chiudere il prima possibile per porre un freno alle trascrizioni che riguardano il Premier. Punto di partenza e di mediazione il disegno di legge Buongiorno Alfano, messo a punto in Commissione Giustizia, che parte dal principio che le intercettazioni sono utili alle indagini ma che devono essere filtrate per essere pubblicabili. I preliminari sono già in corso oggi con la presentazione degli emendamenti. Il PDL ne ha presentato uno che vieta la pubblicazione di tutti gli ascolti fino al momento dell'udienza filtro. In pratica, secondo questo emendamento, le intercettazioni non sono pubblicabili nemmeno quando gli ascolti siano trascritti in un'ordinanza di custodia cautelare notificata alle parti, ma solo dopo appunto l'udienza filtro. E ancora sul fronte blog la proposta prevede l'obbligo di rettifica entro 48 ore solo per le testate professionali, mentre sposta il termine a 10 giorni per i blog amatoriali, quindi un ammorbidimento dopo il mare di proteste. Emendamenti sui quali il PDL spera di poter intercettare il consenso del terzo polo ed evitare quindi il ricorso alla fiducia. Ma il tema resta fonte di scontro non solo politico. Durissima polemica ieri sul terreno affatto neutro del CSM. Da una parte il ministro della giustizia Nitto Palma, che fa intendere che il bavaglio lo metterebbe ai magistrati, che secondo il ministro sono soliti concedere interviste spesso pesanti e irriguardose, e dall'altra il vicepresidente del CSM Vietti, che alza il tiro e dichiara basta leggi per interessi di parte. E dal canto suo l'opposizione si schiera compatta contro l'accelerazione del governo sul disegno di legge sulle intercettazioni. Si muove anche la piazza. Domani ci sarà una manifestazione, domani pomeriggio ci sarà una manifestazione a Roma. Sentiamo Marinella Resca.
Useremo tutti gli strumenti per contrastare il disegno di legge sulle intercettazioni. Franceschini schiera il Partito Democratico contro l'accelerazione del governo sul testo per bloccare la diffusione delle telefonate usate nelle indagini. Sulla stessa lunghezza d'onda si schiera il partito di Di Pietro, che boccia il PDL distante anni luce dalla realtà, che si occupa dei problemi del Premier e non di quelli del Paese. Più cauto il terzo polo, che si era detto disponibile ad un confronto a patto che partisse dal testo in commissione, già oggetto di un compromesso un anno fa tra la maggioranza e i Finiani, frutto di un accordo tra l'allora guardasigilli Alfano ed il presidente della commissione giustizia Giulia Bongiorno. Così, dopo il rilancio di oggi, Casini e Fini prendono tempo, si riuniranno nel pomeriggio per valutare le novità e per capire se offrire una sponda alla maggioranza, ipotesi accarezzata nel PDL anche per testare eventuali future alleanze con i centristi. Di fatto però, bloccando la diffusione anche del contenuto delle intercettazioni fino all'udienza filtro, si rischia di non poter spiegare il perché di un arresto, norma che rischia di entrare in collisione con il diritto di cronaca sancito dall'articolo 21 della Costituzione. Il blitz dell'esecutivo agita anche la piazza, pronta a farsi sentire con la manifestazione convocata per domani pomeriggio al Pantheon in difesa della libertà di stampa e del diritto dovere di cronaca. Il PD tiene il punto su questo tema, ma la direzione di ieri ha lasciato il segno. Ci sono troppi dirigenti che invece di valorizzare il lavoro del partito lo azzoppano, ha detto Bersani dopo una lunga riunione, che lascia sul tappeto un PD diviso su tutto, vedi referendum, le alleanze e soprattutto sul possibile sbocco di questa legislatura. Mentre sullo sfondo si gioca un'altra partita, forse quella più importante, quella sulla leadership dell'opposizione. Più si allontana il voto, più la fronda interna che contesta la guida del segretario avrà tempo di organizzarsi e magari di proporre candidature alternative. E al centro della pagina finanziaria, non solo, anche quella politica, ci sono tutte le reazioni al divorzio annunciato ieri dall'amministratore delegato Marchionne tra Fiat e Confindustria. Lingotto uscirà dall'associazione degli industriali a partire dal 1° gennaio prossimo. Una decisione sulla quale non mancano molte polemiche, polemiche anche molto accese. Sentiamo Francesca Roversi. La roboante, per quanto annunciata, uscita di Fiat da Confindustria, data alle stampe ieri, continua a far discutere. Ne approfittano subito alcuni parlamentari della Lega che chiedono l'uscita da Confindustria delle aziende di Stato. E oggi è anche l'ex vicepresidente di Via dell'Astronomia, Guidalberto Guidi, ad annunciare che dopo Marchionne saranno parecchi gli industriali che abbandoneranno l'ormai centenaria associazione delle imprese, nata agli inizi del secolo scorso per contrastare, neanche a dirlo, la potente forza di fuoco dell'allora Confederazione Generale del Lavoro, oggi CGL, che con Alceste De Ambris aveva portato i contadini del Parmense al massacro. Gli industriali si spaventarono di fronte a chi sapeva morire per protesta e si attrezzarono. Come oggi Marchionne si attrezza, ma per motivi diametralmente opposti. La Fiat non ce la fa a reggere la concorrenza internazionale, produce di meno e vende di meno e i tempi di De Ambris sembrano preistoria. Cara Emma, scrive così Marchionne nella lettera indirizzata alla presidente degli industriali, spedita il 30 settembre e recapitata ieri, dopo anni di immobilismo. L'Italia, con l'accordo tra imprese e sindacati del 28 giugno e con l'articolo 8 votato dal Parlamento, ha preso importanti decisioni per il rilancio del sistema economico, ma, è la sintesi della missiva, con l'altro accordo interconfederale del 21 settembre tutte le spinte innovative dell'articolo 8 vengono in pratica depotenziate. Si consuma così l'addio di Fiat a Confindustria, un addio che la borsa, già zoppata per la crisi internazionale, valuta più che negativamente e il governo con Sono segni di disgregazione che devono essere considerati con preoccupazione anche dai decisori. Ci auguriamo che si possa ricomporre questa frattura nel segno di una funzione sindacale modernizzatrice del sistema e delle imprese. Un addio che parte da lontano, anche prima di quel 10 dicembre 2010, quando Emma Marcegaglia andò a New York per chiedere tempo all'amministratore delegato di Fiat. 6 mesi, aveva detto Marchionne, ne sono passati 10, in mezzo agli accordi, i veti della CGL e un sistema confindustriale che associa, come ha ricordato ieri la Marcegaglia, 148.900 imprese che con la CGL per lavorare e produrre in casa devono discutere. Fiat non rispetta le regole, attacca poco fa il leader della CGL. I famosi grandi innovatori, dice Susanna Camusso, stanno tornando a ricette ottocentesche.
dei pensionati. E c'è la situazione in Grecia a dare molta preoccupazione. Come sapete, il paese rischia il default nonostante le misure draconiane prese dal governo, e come se non bastasse slitta la nuova tranche di aiuti dall'Europa. Il servizio di Flavia Fratello. L'occupazione è pacifica, ma gli animi no, quelli sono surriscaldati. Siamo ad Atene, dove questa mattina è andata di scena l'ennesima forma di protesta contro il governo, il presidio di 3 ministeri, e non è che l'inizio. Sono preoccupatissimi i greci, che dovranno fare i conti con il licenziamento di 30.000 impiegati statali, sapendo già che anche questa misura non sarà sufficiente. Lo hanno deciso dopo una riunione durata ben 7 ore, conclusasi ieri verso mezzanotte, i ministri dell'Eurogruppo. Per ora nessuna sesta tranche di aiuti alla Grecia, salta la riunione dei ministri prevista per il 13 di ottobre, quella che, alla luce del rapporto stilato dai funzionari del Fondo Monetario Internazionale, della BCE e dell'Unione Europea, avrebbe dovuto per l'appunto dare il via all'erogazione dei fondi. 8 miliardi di euro necessari per pagare gli stipendi e per andare avanti. Certo, i ministri dell'Eurogruppo hanno riconosciuto gli sforzi fin qui fatti, ma, ha detto il presidente Jean-Claude Juncker, bisogna fare ancora di più. Il che significa consolidamento dei conti e soprattutto una nuova serie di privatizzazioni. Senza contare ciò che hanno chiesto i funzionari della Troica ancora nella capitale ellenica, ovvero di abolire i contratti di lavoro collettivi nel settore privato, eliminando il limite minimo degli stipendi. Una richiesta pesantissima da ottenere, ha aggiunto la Troica, o con l'accordo dei sindacati o unilateralmente da parte del governo. In compenso però, sempre Juncker, al termine della riunione, ha smentito ufficialmente ogni voce di default. Insomma, l'Europa crede al salvataggio, ma non intende cedere di un millimetro sulle misure da prendere. Anche perché gli effetti della crisi si fanno sentire ogni giorno di più. C'è da scommettere infatti che questa mattina i ministri delle finanze europei, alla riunione Ecofin, abbiano approfittato anche per discutere di Dexia, colosso franco-belga del credito fortemente esposto con i titoli di Stato greci e italiani. Parigi e Bruxelles hanno assicurato i depositi, ma la situazione di Dexia non è isolata. La più robusta Deutsche Bank oggi ha lanciato un allarme sui profitti. Non è quindi un caso che le borse stiano andando male. Non ce n'è praticamente una in area euro che abbia aperto in positivo. Nemmeno Londra si salva, mentre il differenziale di rendimento tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi sale a 385 punti. E allora ecco che si capisce anche l'appello, molto interessato per la verità, del presidente degli Stati Uniti Obama. Avete 5 settimane per salvare l'euro, per convincere i mercati e prevenire una catena di fallimenti bancari. 5 settimane, giusto il tempo di arrivare al prossimo 3 novembre, summit del G20 a Cannes. E oggi primo giorno di libertà per Amanda Knox e Raffaele Sollecito, che dopo la sentenza d'appello che li ha assolti dall'omicidio di Meredith Kercher, Amanda è in volo per gli Stati Uniti, mentre Raffaele è tornato nella sua casa in Puglia. La Knox ha ringraziato con una lettera tutti gli italiani che le sono stati vicino, e sbalordita invece la famiglia della studentessa inglese assassinata, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa a Perugia. Sentiamo il nostro inviato Massimo Mapelli. La libertà ritrovata di Amanda Knox ha il sapore di un viaggio atteso 4 anni, destinazione Seattle. Questa mattina a Roma, con la sua famiglia, la studentessa americana si è imbarcata su un volo di linea con scalo a Londra, diretto negli Stati Uniti. Ieri notte aveva già lasciato il carcere di Perugia, pochi minuti per raccogliere le sue cose. In aula pochi secondi per passare dall'inferno al paradiso, mentre il presidente della corte leggeva il verdetto di assoluzione. Assolve entrambi gli imputati dai reati loro scritti ai capi A, B, C e D per non aver commesso il fatto. Ordina l'immediata liberazione di Knox, Amanda Marie e Sollecito Raffaele, se non detenuti per altra causa. È il giorno più bello della mia vita, sono grata agli italiani che mi sono stati vicini, ha scritto Amanda in una lettera indirizzata alla Fondazione Italia USA, l'ente che ha lavorato a lungo, sotto traccia, per supportarla insieme ai funzionari dell'ambasciata americana in vista della sentenza. A casa, in Puglia, è arrivato anche Raffaele Sollecito per godersi una sentenza che ribalta il giudizio di primo grado, assolto per non aver commesso il fatto. La storia giudiziaria forse non è finita, di certo è finita oggi per la grande stampa internazionale che per 4 anni ha occupato Perugia. Il circo mediatico oggi sbaracca e se ne va. Alle spalle restano polemiche e veleni, lo sdegno a caldo della folla, il ricorso in Cassazione annunciato dal pubblico ministero Mignini, finito nel mirino delle critiche da parte della stampa anglosassone.
e la scontata richiesta di revisione del processo con rito abbreviato che ha condannato Rudy Guédé in concorso con sollecito e la Knox. Ma chi ha ucciso Meredith? 4 anni dopo la domanda resta in parte senza risposta. Per la famiglia Kercher la teoria del colpevole unico non basta a spiegare tutto. È una decisione che dobbiamo accettare. Qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere. Se non sono stati Amanda e Raffaele, chi l'ha uccisa quella notte? Lo avete sentito, naturalmente la sentenza ha avuto una grande eco internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, da sempre convinti dell'innocenza di Amanda Knox. Vediamo come è stata trattata la notizia nel servizio di Adriana Bellini. Centinaia di giornalisti stranieri a Perugia e diretta in mondovisione sulle principali emittenti americane e britanniche. È stata seguita così la lettura della sentenza sul delitto di Perugia che ha riempito per mesi le pagine dei quotidiani. Anche se oggi, il day after l'assoluzione di Amanda Knox, i media americani, che in questi anni alla giustizia italiana non hanno risparmiato critiche feroci, usano toni meno partigiani al punto da mettere in dubbio la stessa innocenza della ragazza di Seattle. Ecco dunque l'apertura del sito internet della CNN che questa mattina titola «Amanda Knox è libera, ma la verità sull'omicidio di Meredith resta sfuggente». Un lungo articolo in cui l'inviato della televisione satellitare si interroga sulle ragioni della difesa e dell'accusa, ma soprattutto sottolinea quello che in molti continuano a chiedersi: chi è davvero Amanda Knox? Per poi concludere che a questo punto i custodi della verità sono solo i due giovani, la ragazza e Raffaele Sollecito. Interrogativi che nulla tolgono alla soddisfazione e all'apprezzamento generalizzato per il garantismo del sistema giudiziario italiano, che in mancanza di prove incontrovertibili ha scelto di assolvere. Un sentimento ufficializzato nel comunicato del Dipartimento di Stato, dove si legge che gli Stati Uniti apprezzano lo scrupoloso riguardo con cui è stato trattato il caso dalla giustizia italiana. In Gran Bretagna, invece, il tono è ben diverso. Dalla convention dei conservatori a Manchester, il premier David Cameron ha rivolto tutti i suoi pensieri alla famiglia di Meredith Kercher, famiglia che prima, ha detto Cameron, aveva una spiegazione per quello che è successo e adesso non l'ha più. Tutti, ha aggiunto, in questo momento dovremmo pensare a loro, alla madre, al padre, alla sorella di Meredith, che adesso più che mai, sottolinea la BBC, esigono delle risposte. Dopo la giornata processuale di ieri, processo Ruby che vede imputato Berlusconi per concussione e prostituzione minorile, non avrà nessuno stop, come era stato chiesto dai legali. La prossima udienza sarà il 22 di ottobre. Nello stralcio invece andranno a processo Lele Mora, Nicole Minetti e Fede. Il servizio di Raffaella Di Rosa. Emilio Fede si sfoga in TV. Nel suo TG commenta la notizia del rinvio a giudizio. Io resto con voi, dice ai suoi telespettatori. Nicole Minetti spera di trovare un collegio di donne. Mi capirebbero, ha detto. Ieri la consigliera regionale PDL ha partecipato per la prima volta all'udienza preliminare. Sono venuta perché volevo vedere in faccia il mio giudice, ha spiegato la Minetti. Il processo per induzione e favoreggiamento della prostituzione anche minorile contro Lele Mora, Nicole Minetti e Emilio Fede parte il prossimo 21 novembre. Ieri al Palazzo di Giustizia di Milano si è avuto un assaggio di quello che saranno i rubi processi fuori dalle aule. Con la sfilata di belle ragazze, lo schieramento di fotografi e troupe televisive. Si sono presentate all'udienza preliminare la modella marocchina 26enne Iman Fadil, decisa a costituirsi parte civile, e Ambra Battilane, chiara danese, giovanissima e pentita del Bunga Bunga. Siamo soddisfatte, dicono le due ragazze che sono state ospitate solo una sera alla villa di Arcore. Confidiamo nella giustizia. Per i PM il reato sarebbe iniziato nel settembre del 2009 in Sicilia al concorso di bellezza, dove Fede ha incontrato Ruby per la prima volta. La competenza territoriale sarebbe potuta passare a Messina. Ieri il giudice ha spostato di 2 mesi l'inizio del reato, dicembre dello stesso anno, ad Arcore. Per questo il processo rimane a Milano. E mentre al settimo piano si decideva il destino del Ruby 2, al terzo si svolgeva l'udienza del processo che vede imputato Silvio Berlusconi per concussione e prostituzione minorile. Dopo 5 ore di camera di consiglio, il giudice ha deciso che si va avanti. Non ci sarà nessuno stop in attesa della consulta che deciderà il 7 febbraio. L'udienza è stata rinviata al prossimo 22 ottobre. Uno schiaffo alla Corte Costituzionale, hanno commentato i legali del Premier. Brevissimi.
E restiamo a Milano perché oggi la Fininvest ha presentato un esposto alla sentenza d'appello del Lodo Mondadori che, ricorderete, la condannava al pagamento di 564 milioni di euro. L'esposto è stato inviato al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale della Cassazione. Le motivazioni nel servizio di Maria Covotta. Nuovo capitolo nella vicenda del Lodo Mondadori, a tre mesi dalla sentenza d'appello di Milano che ha condannato la Fininvest al pagamento di 564 milioni di euro alla CIR di De Benedetti, il presidente Marina Berlusconi ha presentato un esposto al ministro della giustizia e al procuratore generale della Corte di Cassazione. In pratica vengono contestati diversi passaggi scritti dai giudici d'appello nei quali non viene riportata correttamente la pronuncia di una sentenza della Cassazione, pronuncia che per la holding della famiglia Berlusconi avrebbe cambiato il verdetto finale. Un passaggio determinante, secondo la Fininvest, perché proprio lì, nei puntini di sospensione, ci sarebbe l'inciso in cui la Corte Suprema afferma il contrario di quello che la Corte d'Appello le fa dire. Nel comunicato di Fininvest si legge che in questo modo viene superato un limite giuridico altrimenti insuperabile, creando letteralmente un precedente che non esiste. Un precedente creato su misura, continua Marina Berlusconi, per condannare la holding di famiglia. Una vicenda giudiziaria, quella del Lodo Mondadori, che nasce 20 anni fa, quando De Benedetti perse in una causa civile la casa editrice di Segrate. Anni dopo quella sentenza risultò comprata e per corruzione giudiziaria furono condannati, oltre al giudice, gli avvocati Previti, Pacifico e Acampo. Era il 2007, per Berlusconi arrivò la prescrizione, ma iniziò l'attacco finale di Carlo De Benedetti con la richiesta del maxi risarcimento di 750 milioni. Poi a luglio di quest'anno la sentenza di secondo grado, i 564 milioni di euro la CIR li ha già incassati, una cifra enorme anche per il Cavaliere, e in attesa del ricorso in Cassazione, l'esposto oggi di Fininvest. La guerra continua. E 16 persone sono state arrestate tra funzionari e imprenditori e 42 indagate nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Firenze su appalti truccati di Trenitalia e di Sepsa, un'azienda di trasporto pubblico campana. L'operazione avrebbe svelato un'organizzazione finalizzata a truccare gare d'appalto per la fornitura di accessori per la manutenzione dei treni. Al centro dell'inchiesta la struttura tecnico fiorentina di Trenitalia di Viale Lavagnini, una struttura, precisa una nota delle Ferrovie dello Stato, che già nel 2010 l'amministratore delegato Moretti aveva definito pubblicamente un cancro da estirpare. E adesso andiamo alla tragedia di Barletta, al crollo della palazzina dove sono morte 5 donne, sono morte 4 operai e la figlia del titolare di un laboratorio tessile. Una tragedia annunciata, hanno detto gli abitanti della zona, al comune era stato chiesto di predisporre verifiche statiche all'immobile. Lo ha detto poco fa il procuratore di Trani Capristo. Non ci sono però al momento indagati. Sentiamo il servizio di Camilla Moreno. Il giorno dopo il crollo del palazzo di Via Mura Santo Spirito a Barletta non si scava più. L'ultima persona che mancava all'appello è stata estratta morta dalle macerie a notte fonda. Il bilancio definitivo è dunque di 5 vittime, 4 operai di un laboratorio di maglieria posto al seminterrato e una ragazza di 14 anni, figlia dei proprietari dell'opificio. I feriti sono 7, nessuno grave, ancora sotto osservazione la donna incinta salvata per prima. La procura di Trani ha avviato un'inchiesta, per ora a carico di ignoti. Si ipotizza il reato di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Si impone un accertamento rigoroso, ha scritto poco fa Giorgio Napolitano in una lettera al sindaco della città. Si impone l'impegno di tutti i soggetti privati e pubblici a tenere sempre alta la guardia sulle condizioni di sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ha aggiunto il capo dello Stato. L'attenzione degli investigatori è tutta concentrata ora sulle crepe apparse, come hanno raccontato diversi inquilini, negli ultimi tempi sulle pareti del palazzo. Eccolo prima del crollo. 2 piani, esterno giallo, si vede a fianco un cantiere frutto della demolizione di una vecchia palazzina ed ora in fase di ricostruzione. Diversi controlli si sono svolti negli anni a verifica della stabilità. L'ultimo proprio venerdì, sollecitato dai residenti dello stabile, preoccupati per scricchiolii e crepe sempre più grandi. Anche ieri mattina, poco prima della tragedia, un'inquilina si interrogava sulla gravità di quelle crepe. Sono andata a casa e ho visto che le crepe si aprivano, il pavimento si apriva. Sono andata giù dai proprietari di Giannini e li ho fatti salire a casa mia. Sono venuti dentro casa mia. Hanno detto che non c'era nessun pericolo, di stare calma. Io mi sono agitata. 10 minuti è crollato tutto.
Il procuratore di Trani Caprisso ha confermato poco fa che erano state chieste verifiche statiche al comune. Ora tutta la documentazione è stata sequestrata. In queste ore stanno sfilando negli uffici del commissariato di Barletta gli inquilini, mentre i tecnici del comune stanno controllando palmo a palmo gli stabili della zona. È momento di parlare di calcio con la nazionale per la partita con la Serbia. In forse Pazzini e Balzaretti, il CT Prandelli punta sulla coppia Cassano-Balotelli. Da Coverciano il nostro inviato Bruno Vesica. Prandelli cerca stimoli, così potremmo titolare questa settimana l'insegna della nazionale che prepara la doppia sfida con Serbia e Irlanda del Nord. Venuto a mancare quello principale dei tre punti, essendo l'Italia già matematicamente qualificata per l'Europeo del prossimo anno, il CT Azzurro chiede al gruppo ulteriori progressi sul piano del gioco e della personalità. Noi, come ci siamo detti l'ultima volta, lavoreremo in funzione dell'Europeo, ma non possiamo pensare di arrivare all'Europeo e staccare e riaccendere un interruttore per essere pronti. Ecco così in un gruppo oramai intoccabile nella sua ossatura i possibili innesti di un prossimo futuro, quali Cerci, Schelotto, Pepe e il romanista Osvaldo. Intanto però il CT si coccola Mario Balotelli, apparso più maturo e finalmente consapevole del proprio potenziale. Insomma, un valore aggiunto per questa nazionale che guarda lontano. Non mettiamo troppa pressione perché tante volte se la cerca da solo, quindi lasciamolo tranquillo, non tranquillo ma motivato e sereno, mi sembra sereno rispetto all'ultima volta. Impossibile in questo ritiro azzurro non parlare di campionato e di questa Juventus che monopolizza classifica e attenzioni. Il blocco bianconero qua a Coverciano è il più cospicuo con i suoi sei elementi. Tra loro Andrea Barzagli, felice per questo ritorno in azzurro e per la sua Juve che molti vedono quale candidata numero uno allo scudetto. No, favoriti non siamo, stiamo cercando di migliorarci ogni giorno, ogni partita, e sicuramente siamo sulla strada giusta, ma ancora il cammino è lungo. I cancelli di Coverciano si apriranno nel pomeriggio per l'amichevole tra gli azzurri e la rappresentativa Under 20 di Lega Pro, dove Prandelli dovrebbe schierare l'inedita coppia d'attacco Cassano-Balotelli. L'Ansa ha battuto questa notizia, il Bologna ha esonerato Pierpaolo Bisoli, la notizia è stata annunciata dalla società con una nota, nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato il suo successore, si fanno i nomi di Ballardini e Pioli. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria, vi aspettiamo tra poco con eventuali aggiornamenti alle notizie. Bentornati, c'è un aggiornamento da Bruxelles, il direttore generale di Banca Italia, Fabrizio Saccomanni, ha detto che l'Europa ha fatto molte cose per rispondere alla crisi, ora bisogna avere un po' di pazienza, il processo di riduzione dei debiti sia pubblici che privati non può che essere graduale, negoziato in un contesto internazionale perché una riduzione brusca, ha detto Saccomanni, dei livelli di debito pubblico e privato creerebbe una recessione catastrofica. Fabrizio Saccomanni, ve lo ricordo, è uno dei due candidati alla successione di Draghi al vertice di Banca Italia insieme a Vittorio Grilli. Questa era l'ultima notizia del telegiornale, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo il nostro sito tgla7.it e anche l'edizione delle 20. Buona giornata.